Portare una nuova vita nel mondo è una grande gioia e una vera benedizione. Quando Rebecca e Paul Callaghan hanno dato il benvenuto alla figlioletta Matilda Rose nel 2010, la loro felicità si è trasformata rapidamente in tensione. Iscrivetevi al canale e guardate il video fino in fondo per scoprire perché. Rebecca e Paul Callaghan erano una coppia di lei nella contea inglese di Great Manchester. I due si amavano molto e avevano deciso di provare a mettere su famiglia. Purtroppo la gravidanza di Rebecca non è stata semplice e piacevole. A causa di una quantità eccessiva di fluidi intorno al feto, i dottori hanno deciso di indurre il parto con qualche settimana di anticipo. Quando la bambina è venuta al mondo, i medici hanno notato subito una strana macchia color vinaccia che si estendeva sul viso e la parte superiore del corpo della neonata. Nonostante le difficoltà, Rebecca e Paul erano felicissimi di poter finalmente stringere tra le braccia la loro piccola. La amavano già con tutto il cuore e non vedevano l'ora di portarla a casa per cominciare la loro vita in famiglia. A parte la macchia, nessuno pensava che la piccola Matilda Rose potesse avere qualcosa che non andava. All'inizio i dottori hanno spiegato ai genitori che si trattava soltanto di una macchia e li hanno incoraggiati a seguire l'esempio di donne fiere come la ballerina Cassandra Naud, che ha dimostrato al mondo intero che quelli che consideriamo difetti possono rivelarsi i nostri più grandi punti di forza. Tuttavia, nell'arco di mezz'ora, qualcosa è cambiato. I primi problemi sono cominciati quando le infermiere hanno provato a nutrire Matilda subito dopo la nascita. In quel momento la bambina ha smesso di respirare e i suoi genitori hanno capito che la figlioletta era in seria difficoltà. I medici hanno esaminato nuovamente la macchia scura sul corpo della bambina e hanno ordinato ulteriori esami. Presto avrebbero scoperto di aver compiuto un grosso errore di valutazione. Nel giro di pochi minuti, Matilda ha mostrato sintomi talmente problematici da richiedere il trasferimento verso un altro ospedale locale, più attrezzato e pronto per intervenire. Nella nuova struttura, la piccola è stata sottoposta a un intervento d'emergenza che le ha ricucito una fessura nella gola, il motivo delle sue difficoltà nel mangiare. Nessuno sapeva se Matilda sarebbe sopravvissuta. Non potevamo seguirla in sala operatoria perché era troppo malata. Mentre guardavamo i medici che la portavano via, non sapevamo se l'avremmo mai più rivista viva. Eravamo stati così emozionati di conoscerla e nel giro di pochi giorni ci siamo ritrovati davanti allo spavento peggiore della nostra vita, ha raccontato suo padre. Sfortunatamente le brutte notizie non erano finite. A 2 settimane dalla nascita, i dottori sono stati finalmente in grado di capire cosa significava quella grossa macchia scura sul corpo della bimba. Non era una voglia, né un livido causato dal parto, ma un sintomo della sindrome di Sturge-Weber, una malattia neurologica rara e complessa che si manifesta sulla pelle. La condizione appare subito dopo la nascita ed è caratterizzata da convulsioni, paralisi, ritardi nello sviluppo e difficoltà nell'apprendimento. I dottori hanno capito infine che la macchia era stata causata dalla rottura di un gran numero di capillari sottopelle. Come se non bastasse, un esame approfondito ha rivelato che Matilda aveva anche 2 forellini nel cuore. Per fortuna la piccola era venuta al mondo con lo spirito di una guerriera e ha lottato strenuamente per sopravvivere. Nonostante il forte rischio di complicazioni fatali, le operazioni di Matilda sono filate lisce come l'olio e le hanno dato la possibilità di continuare a crescere. I suoi genitori la definiscono il loro piccolo miracolo. La bambina si sta sottoponendo anche a una serie di trattamenti laser per rimuovere l'enorme macchia scura sulla sua pelle. I trattamenti hanno arrestato la crescita della macchia, ma potrebbero richiedere fino a 16 anni per dare il risultato sperato. Matilda deve presentarsi in ospedale una volta ogni 2 mesi e ogni volta che lascia la clinica si ritrova il viso ricoperto di puntini rossi. Il laser fa sembrare tutto più rosso e intenso e il suo volto si copre di bolle a fine giornata. Ma per fortuna gli effetti durano solo un giorno, ha spiegato Paul. Tanta gente pensa che siamo dei cattivi genitori, come se avessimo fatto di proposito qualcosa per darle questo aspetto. Nonostante i suoi continui trattamenti dolorosi, Matilda è una bambina allegra e vivace. Molte persone però non possono fare a meno di fissare la sua voglia, insultare i genitori e addirittura prendere in giro la piccola. Alcuni sconosciuti hanno persino chiesto a Paul e Rebecca se quella macchia fosse il risultato di un'esposizione troppo lunga al calore di un radiatore acceso. I suoi genitori sono profondamente rattristati dalle reazioni della gente e chiedono soltanto un po' di compassione. Vedono solo quello che vogliono vedere e saltano alle conclusioni che preferiscono. Vorrei soltanto che provassero a guardare oltre la macchia e conoscessero l'angioletto che è veramente Matilda, ha commentato Paul. La macchia non è solo un problema estetico, ma colpisce anche il cervello, gli occhi e le gengive della piccola.
La malattia ha portato Matilda alla cecità quasi totale e le impedisce di camminare per conto suo. Grazie a una struttura di sostegno speciale, però, la piccola riesce a fare qualche passo in autonomia. Nonostante le difficoltà, la bambina ha sempre un sorriso pronto per chiunque incontri e ha persino imparato a bofonchiare qualche parola. Suo padre l'ha descritta come una principessa forte e testarda, che non accetta no come risposta. «Siamo estremamente fieri di lei», ha dichiarato Paul. «È fantastica e ci ricorda ogni giorno che la vita è un dono». I genitori stanno facendo il possibile per sensibilizzare la popolazione sulla malattia di Matilda. Insieme stanno lavorando sodo per regalarle una vita piena e soddisfacente e non si lasciano sfuggire nessuna occasione per celebrare quella bambina speciale. Col passare del tempo, Paul ha iniziato a cercare su internet dei modi per facilitarle la vita e nel 2016 ha preso una decisione radicale. La sua casa necessitava di un'opera di ristrutturazione radicale. Paul e Rebecca avevano sentito parlare di stanze sensoriali e volevano provare a inserire Matilda in un ambiente più confortevole e divertente. Una stanza sensoriale è un luogo costruito appositamente per sviluppare i sensi degli inquilini, di solito attraverso sistemi di luci speciali, musica e oggetti particolari. Può essere usata come terapia per i bambini che hanno difficoltà nella comunicazione, come Matilda. Paul aveva sentito parlare anche di wet room, letteralmente stanza umida, una camera completamente impermeabile che contiene una zona doccia allo stesso livello del pavimento. Come potete immaginare, entrambe le installazioni sono estremamente costose. Paul e Rebecca avevano già speso migliaia di sterline nell'espansione del piano superiore dell'appartamento per costruire una cameretta più spaziosa per Matilda. La coppia ha cercato anche una specie di montacarichi per permettere alla bimba di salire agevolmente le scale con la sedia a rotelle. Solo questo progetto è costato 16.000 euro, ma Paul e Rebecca non rimpiangono niente. Per fortuna Paul è un costruttore e ha svolto la maggior parte dei lavori con le sue stesse mani, pescando dai risparmi di famiglia e da un fondo messo a disposizione dal comune di Wigan. La ristrutturazione ha richiesto 18 mesi e tanta energia. Per iniziare, Rebecca e Paul desideravano un montacarichi diverso dal tipico sistema di movimento per disabili, una struttura che potesse complementare l'ambiente domestico pur mantenendo le sue funzioni fondamentali. Dato che Matilda aveva già diverse disabilità, i suoi genitori non volevano un montacarichi che le ricordasse la sua situazione e speravano di trovare qualcosa che potesse essere utilizzato da tutta la famiglia. Lo stesso nonno di Rebecca aveva subito l'amputazione di una gamba e quello strumento sarebbe stato utile anche per lui. Per quanto cercassero, però, non riuscivano a trovare nessun modello di loro gradimento. La soluzione perfetta è arrivata tramite il web, un montacarichi con una struttura autosupportata, alimentata da un motore elettrico integrato che si collegava direttamente alla presa della corrente. Questo significava che potevano montarlo praticamente in qualunque punto della casa. La coppia ha scelto di sistemarlo in cucina, per renderlo il punto focale della stanza e agilmente raggiungibile dalle tre stanze costruite per Matilda: la cameretta, il bagno a filo e la stanza sensoriale. Paul voleva che la struttura si abbinasse con la cucina e ha scelto un montacarichi nero brillante con una pedana ricoperta di strass luccicanti. L'acquisto è stato apprezzato da tutti, specialmente dalla piccola Matilda. Nostra figlia non parla e non cammina molto bene, ma quando sorride sappiamo sempre di aver preso una decisione giusta, hanno commentato i genitori. Paul e Rebecca sapevano anche che un giorno, prima o poi, anche loro avrebbero avuto bisogno del montacarichi. Per quando invecchiamo non vogliamo trasferirci in una villetta a un piano singolo, ma non saremo in grado di salire le scale, quindi il montacarichi sarà utile anche a noi, ha spiegato Paul. Traslocare costa molto, molto più che comprare e installare un montacarichi. Se questa spesa significa che potremo restare per sempre nella casa che amiamo, allora secondo noi vale la pena affrontarla quando possiamo permettercela. 3 anni più tardi, la famiglia ha avviato una campagna di crowdfunding per chiedere donazioni per una nuova sedia a rotelle per la bambina. Secondo la pagina creata per spiegare la situazione, il nonno di Matilda era appena passato a miglior vita e aveva chiesto ai suoi concittadini di celebrare la sua memoria aiutando la nipotina, che ormai aveva compiuto 9 anni. Era diventata troppo alta per la sua vecchia sedia a rotelle e aveva bisogno di un nuovo modello per continuare a fare ciò che amava di più, ovvero passeggiare all'aria aperta a debita distanza da folle e traffico stradale.
Matilda ha molte difficoltà, non parla e non cammina, ma riesce a strappare un sorriso a tutte le persone che incontra, aveva spiegato il nonno. Nel corso della sua vita, la piccola Matilda ha dovuto affrontare molte sfide e innumerevoli operazioni chirurgiche, ma è sempre stata coraggiosa e ha sfidato la sorte diventando una ragazza forte e orgogliosa, con un temperamento acceso. Avevate mai sentito parlare della sindrome di Sturge-Weber? Come reagireste se vedeste una bambina come Matilda per la strada? Ditecelo nei commenti. E non dimenticatevi di seguirci per altre storie interessanti.